Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla Camera, è intervenuto a Celano all'Auditorium Enrico Fermi in un evento organizzato dal Partito Democratico abruzzese. Spesso sono in questa terra bellissima e uno dei motivi è che quando vengo a sciare, a vedere i comuni, a far vedere passeggiare, può passare un giorno, ma poi arriva il messaggino di Fina che dice: ma sei Abruzzo, il territorio in questa maniera, complimenti. E quindi con grande piacere, e oggi anche per un motivo in più e un messaggio in più, che bisogna combattere. Quindi bene ora, bene questo pomeriggio, bene questi appuntamenti di battaglia, ma soprattutto bene perché da ora al 25 alla chiusura dei seggi è il tempo della battaglia politica. In queste ore, rispetto al fatto che stanno arrivando queste bollette delle famiglie e degli imprenditori, c'è solo una priorità e quindi noi diciamo al governo subito provvedimenti per salvare l'Italia, così come l'abbiamo salvata sul Covid, dicendo nessuno deve rimanere solo. Oggi diciamo, rispetto al caro energia, nessuno deve essere lasciato solo, perché altrimenti questo paese salta. Nel corso dell'incontro è stato annunciato che il segretario nazionale Enrico Letta sarà in Abruzzo il 14 settembre per la campagna elettorale. Durante il Covid abbiamo detto con grande chiarezza: nessuno si senta solo o sia lasciato solo. Ora con il caro bollette il governo deve fare la stessa cosa. Se fosse stato ancora pienamente in carica Draghi sarebbe stato più forte, ma la destra l'ha fatto cadere. Però ora, rispetto all'arrivo delle bollette delle famiglie, nelle imprese, non si possono lasciare solo le persone o questo paese salta. Per questo il PD ha chiesto già da domani provvedimenti urgenti.